raccoglie dei chiusi. Siamo ai bagni Alda a Ponte Sasso e come potete vedere la situazione è veramente drammatica. Il mare ha mangiato tutta la spiaggia e noi siamo con il titolare Marco Mastrogiacomi che ci racconta un attimo com'è questa situazione. È tragica perché dovevamo aprire prima domenica scorsa, poi questa domenica, magari riusciamo a aprire il bar se Dio ci aiuta un pochino, però per quanto riguarda la spiaggia siamo messi veramente male perché abbiamo un dislivello di 70 centimetri ma è tutto il fronte mare, ma non solo, anche a 2 metri qui dall'ufficio, dal bar. Che danni avete avuto ingenti? I danni qui per ripristinare tutto quanto non bastano 15.000 euro per riportare la sabbia come era prima, oltre a questo qua, poi dopo per il resto economici per via del tempo, però quello vale per tutti, lì non si può far nulla. Da quest'altra parte si poteva risolvere con una questione delle scogliere, che è tanto tempo che ce lo dicono, ma sembra che qualcosa si stia muovendo, però è una cosa un po' lentina, diciamo così. E la stessa cosa dell'esondazione del Rio Crinaccio è avvenuta a causa sempre del mare che con tutta l'acqua che ha fatto il canale non riusciva a defluire perché il mare entrava proprio dentro il canale del Rio Crinaccio, perciò la parte monte si è allagata tutta completamente. E la stessa cosa, tutti gli scolmatori a mare che ci sono qua sono a livello del mare e anziché venire a togliere dei tubi o mettere del collo d'oca si è pensato bene di venire con dei trattori, fare una buca davanti senza pensare che era il mare che copriva i tubi e l'acqua non riusciva a defluire, cioè non siamo noi bagnini che come possono pensare tappiamo i tubi degli scolmatori, ma è proprio il mare, è stata un'incuria. A livello economico i danni quanto possiamo quantificarli? No, non ti saprei dire, non è iniziata la stagione perciò siamo proprio azzerati e niente, però da quest'altra parte partiamo da un meno 10 minimo soltanto per fare il ripristino della sabbia. In più non possiamo neanche aprire perché non possono girare i mezzi con le persone attorno, perciò dobbiamo rinviare le aperture, dobbiamo sperare che ci sia la bassa marea per cercare di recuperare qualcosa, sempre che il mare ci dia la possibilità di prendere sabbia da dentro, perché adesso come adesso, ma anche nei mesi scorsi, io mi ero trovato con un'erosione di 12 metri dall'anno prima all'anno successivo, a quest'anno. Avevo dovuto togliere già 50 ombrelloni da adesso, cioè per quest'anno, e adesso così non so neanche se riusciamo ad arrivare a 100-150 ombrelloni. Questo per non aver fatto 400 metri di scogli. E poi la parte che è proprio fondamentale da coprire è questa proprio di fronte al Rio Crinaccio. Perché? Perché in modo che il canale, il Rio Crinaccio, riesce a defluire quando ci sono queste bombe d'acqua. Invece così cosa fa? Crea problemi di allagamenti dalla parte di là e anche da quest'altra parte. Ci sono stati degli allagamenti, ma fortunatamente mi sono accorto in tempo e l'acqua usciva, ogni ondata che faceva il mare, l'acqua usciva dal canale. E sono andato io a liberare le caditoie per fare in modo che scolasse, altrimenti continuava e andava a finire anche dentro i condomini. C'è un pochino di cura in più, perché se facciamo un giro a vedere le caditoie non ce n'è una che è stappata, sono tutte tappate e dopo è tutto un cavolo venire poi dopo quando non serve più niente.